Benvenuti alla missione Stagno delle Streghe. Sono in cerca di un posto remoto ai confini della città, quindi prenderò la metro fino al capolinea e poi proverò a prendere un taxi fino a questo bosco molto strano per trovare uno stagno che si dice sia frequentato dalle streghe. Ho appena chiamato il mio autista con Bolt e per fare 6 km spenderò 2 euro secondo l'applicazione. Fantastico, non è una pubblicità, però i taxi in Romania sono veramente economici. Bene, sono in mezzo al nulla e adesso devo provare a trovare la strada per questo stagno. Si dice che in questa foresta si ritrovino le streghe per fare i loro incantesimi, i loro sortilegi, e che lo stagno sia il loro punto di forza, diciamo, dove prendono le energie, cosa che io non credo, ma lo scopriremo a breve se riuscirò a trovare questo stagno. Una, due, tre, quattro strade. Lancio una moneta e decido al massimo. Per ora niente streghe in giro. Aspettate un attimo, ho sentito un rumore. Comunque questa foresta sembra veramente da film dell'orrore. Guardate questi alberi. Tutti gli alberi sono uguali, ci si perde davvero facilmente. C'è una mega ragnatela gigante in mezzo alla strada. Devo riuscire a evitarla. Faccio il limbo. Ah, ce l'ho tutta in faccia. Sono arrivato a una strada che sembra decisamente più battuta e non so se continuare o andare di qua. Boh, vabbè, andiamo da questa parte. Ci sono delle impronte molto fresche. Se le streghe usano le scarpe da ginnastica potrebbero essere loro. Mi sono stancato di camminare nella strada principale perché c'era troppa palta. Che poi com'è possibile se non piove da giorni qui a Bucarest, almeno da quando sono arrivato? È palesemente un sortilegio. Ok, non mi sembra la strada giusta questa. Niente, sono tornato sulla principale perché non ho idea di dove andare. L'ultima strada si è persa in mezzo al bosco. One eternity later. Trovato! Finalmente! Eccolo lì, eccolo! Non ci speravo più, era più semplice del previsto perché qua c'è la strada principale e qua c'è lo stagno. Guardate che roba, di che colore è l'acqua. Streghe in giro non ne vedo. In compenso di zanzare ce ne sono tantissime, ho dovuto mettere la felpa. Peccato per tutti quei rifiuti però. Ci sono una quantità di leggende su questo posto. Ad esempio la profondità dovrebbe essere di 1,5 metri, io non voglio verificare, ma si dice che questo stagno inghiotta qualsiasi cosa ci entri. Ed è talmente inquietante che nemmeno gli animali vengono qui a bere, piuttosto muoiono disidratati. O forse semplicemente perché l'acqua è imbevibile. Si dice che Vlad l'Impalatore, ovvero il conte Dracula, si è morto proprio qui, si è stato ucciso in questo stagno. Tutte leggende ovviamente, non si sa bene dove sia morto. Hai sempre l'impressione guardando lo stagno che ci sia qualcosa che stia per venire fuori da un momento all'altro. Qualcosa di paranormale. Io non credo molto a queste cose, ma a venire qua da solo di notte non sarei molto tranquillo. Un'altra leggenda è che le donne in gravidanza che non volevano avere un bambino si immergevano qui e magicamente per qualche sortilegio il bambino moriva. So che me ne pentirò, ma voglio provare a immergere la GoPro per vedere se dentro si vede qualcosa. 3, 2, 1... Ah niente, qua nella riva è bassissimo, sono tipo 3 centimetri e più avanti non posso andare, quindi niente. Sì, diciamo che a guardarlo bene non sembra proprio di 1,5 metri come ho letto, è più una pozzanghera. Però io non sfiderei questo stagno, probabilmente prima era molto più grande, forse anche tutta questa zona qui, però visto che non piove molto penso si sia ridotto. Oh, si è mosso qualcosa, ogni tanto si muove qualcosa ma penso siano solo pesci, spero. Non ho trovato nessuna strega a cui chiedere un sortilegio per l'algoritmo di YouTube affinché noti questo video. Dopo aver trovato lo stagno sono andato a vedere lo spettacolo delle fontane in Piazza dell'Unione. Spettacolo con le fontane è stato pazzesco. Vabbè, io uso sempre questa parola, però giudicate voi dalle immagini. E poi andavano tutte a tempo di musica. Non posso mettermi la musica originale per il copyright, ma potete immaginare.
non è Bucarest senza il caro Cubere, uno dei pochi ristoranti turistici che mi piace. Ok, giuro che è l'ultima volta che mangio i mici, sto mangiando solo quelli in Romania, però sono troppo buoni. Stavolta con la polenta, perché davvero lombardo, non rinnego le mie origini. Ho speso 14 euro. E la cosa divertente è che oltre allo scontrino, questo cameriere mi ha portato anche il QR code per fare le recensioni e mi ha chiesto di farne una dove nominavo anche lui dicendo che era stato bravissimo. Quindi se voi cercate bene nelle recensioni di Caro Cubere troverete la mia dove dico che questo cameriere è nepalese, tra l'altro, è stato bravissimo. Ma in realtà è vero, dai, se l'è meritata. Nel prossimo video si continua l'Interrail verso Sofia, la capitale della Bulgaria.